anche oggi la terra ha tremato. È successo questa mattina alle 7, poi intorno alle 9 e infine alle 13.41. Tutte scosse di magnitudo inferiore a quella di martedì notte che ha messo in ginocchio il catanese. Lo sciame sismico prosegue in alto dall'Etna, continua ad alzarsi la colonna di fumo, segno che il vulcano è in piena attività. È un dato positivo perché l'eruzione dell'Etna in un vulcano attivo è importante perché rilascia molta energia e quindi dovrebbe attenuare quelle che sono le tensioni che ci sono all'interno della Terra. Questa sarà la seconda notte dopo la violenta scossa di martedì scorso. Tornare alla normalità non è facile, c'è la paura che possa accadere di nuovo. La Terra ai piedi dell'Etna balla da giorni. Avevamo sentito terremoti, due giorni prima ero sul gradino lì della macelleria e sentivo di sotto, è stato pesante anche quello, anche di notte ce ne sono state, ma come quello no. Nessuno aveva allertato? No, nessuno è stato più forte di quello dell'84, una cosa da paura, mi sono arrivate tutte cose addosso, a me, a mia figlia, tutti i mobili, tutte cose addosso, a terra c'è tutto rotto, non potevamo camminare perché ci sono tutti piatti, bicchieri, non trovavamo le scarpe, è una cosa da paura. Io e mia figlia siamo uscite dal balcone con una scala perché non c'era posto di dove uscire. La lava scende dalle pendici del vulcano da diversi giorni, ma nessuno qui ha mai diramato l'allerta su una possibile, imminente scossa di terremoto, così racconta chi abita a Zafferana. Resta aperta però la domanda se sia possibile dare un preavviso su un evento di questa portata. I dati possono indicare che sia un accumulo di energia. Però come questa energia venga sprigionata è difficile. Infatti qui che siamo nella frazione di Fleri ci sono stati danni ingenti, meno nel comune di Zafferana proprio in senso stretto e zona Milo che comunque siamo a pochi chilometri di distanza quasi nessuno. Quindi dire proprio a livello probabilistico succede qualcosa qui può creare solo allarmismo e non è corretto, ecco, da questo punto di vista.